Stamattina mi sarei dovuto svegliare e andare montagna con Nico e Ozza. Invece, questa notte, non sono stato un granché bene. questa mattina. L'amara sorpresa. Nei prossimi 10 giorni che dovrò fare in casa, cercherò di occupare il tempo e cercherò di documentare quello che succede. Oggi comincerò a smontare l'albero di Natale. Poi pensavo di stirare, che è un'attività che non faccio mai. Sono le 8, ho già finito di mangiare delle bruschette, non ne posso già più, cazzo, è il primo giorno. Secondo giorno di prigionia, sono un po' provato, ma non ho febbre. Esattamente fra un'ora avevo un volo per Bruxelles, che ovviamente non prenderò. Programma di giornate, oltre a lavorare, pulire il forno, pulire il freezer, pulire il bagno. Aggiornamento! Abbiamo pulito il forno e adesso sto sghiacciando il freezer. Per adesso ho prodotto questa quantità di ghiaccio prodotto. Quanta soddisfazione c'è nel vedere tutto di nuovo lucido e organizzato. Tra l'altro, ho scoperto di avere due barattolini di ragù, un sacco di zuppe e tipo un chilo di capelletti. Posso sopravvivere. Ho scoperto anche di avere un sacco di tovaglioli, tipo una quantità che ci posso fare qualcosa come, boh, 100 cene. È arrivato il momento del pranzo. Oggi lo chef propone pastina in brodo. 18 e 16 minuti e questa sera tomini, uova, boh, magari vi faccio anche le patate. Saluta. La prova del cuoco qui con frittata in videochiamata. Non si sentono che hai detto ciao. È aggiornamento dalla frittata, non so esattamente cosa sia successo, ma ha fatto questa cosa qua. Ma perché ha montato così tanto? Ah, si sta sgonfiando. Bene, questa sera direi, e poi le anche prossime sere. Occuperemo il tempo con Harry Potter. Terzo giorno di prigionia. Oggi mi sono svegliato affamato e ho mangiato come un animale. Adesso penso che farò un po' di yoga. Niente, ho messo un po' di disordine nella cucina in modo da avere qualche cosa da fare. Sono 2 ore che sto provando a pulire il bagno. È una tortura. Non auguro a nessuno di dover pulire un bagno. La doccia poi è il calcare, è una roba allucinante. Irremovibile. Giorno 4. Oggi sono preso da culo. Vediamo che cosa propone il frigo. Accidenti. Il frigo comincia a scarseggiare. Oggi mangio i cappelletti. È domenica. Quinto giorno di prigionia. Siamo alla colazione. Pistacchio con macine. E oggi finalmente si lavora, quindi almeno nel diurno qualcosa da fare ce lo abbiamo. Visto che sono poco ipocondriaco, ho anche il saturimetro. Mi sto facendo la spesa sul sito di Tosano. Porca merda! Tutte le fasce orarie sono state prenotate. Mi nutrirò di aria. Sesto giorno, una pizza. Ozza mi ha anche fatto la spesa. E questa sera guarderò il quinto film di Harry Potter. Sono in chiamata con Matteo Galassi, ottavo giorno di prigionia. E questa è l'impasto della pizza che ho realizzato. Ok, abbiamo infornato. Vediamola. E porco. Splendida. Il risultato mi sembra eccezionale. Oh no, si è appannato tutto. Consistenza, le bolle. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, super soffice, micidiale. Apro la pizzeria. Un temerario Teodoro si è recato presso la mia abitazione. Abbiamo acquistato un volo per Lisbona. Andiamo a scaldarci un po' le ossa. Undicesimo giorno. Sono negativo e quindi si torna alla vita normale. Ci vediamo nel prossimo vlog, che magari non è in casa. Ciao.